Non certo da urlo quello di Max Pezzali, storico frontman degli 883, in giro per l'Italia con il suo tour Max 90 Live. Un pubblico scatenato, quello aquilano, che ha ballato e cantato a squarciagola con le luci dei telefonini accesi alle canzoni d'amore in uno scenario straordinario alla Basilica di Colle Maggio. Un'icona degli anni 90, Max Pezzali, che ha riproposto al pubblico i più grandi successi dei primi album degli 883, il suo gruppo, prima di intraprendere la carriera da solista. Non me la menare, se è un mito, la regola dell'amico, la dura legge del gol, come mai una canzone d'amore, fino a Nord, Sud, Ovest, Est hanno ucciso l'uomo ragno, passando per Con un Deca e tanti medley. Il tema, nell'ottica del filo conduttore scelto dal maestro Leonardo De Amicis per questa edizione, è stato proprio il viaggio nei mitici anni 90. In piedi a cantare tutte le persone cresciute a Pane 883, con parole e modi di dire che hanno cambiato anche il linguaggio della musica pop di allora. Un ritorno dopo 16 anni, con una città che è rinata, ha detto, memorabile il suo concerto nel 2005 in Piazza Duomo. E la buona notizia è che il Comitato per Donanza ha annunciato la data ufficiale del concerto di Gigi D'Alessio a Risa e Clementino, rimandato a causa della pioggia. Sarà il 29 sera, dopo la chiusura della Porta Santa, ma inizierà alle 22, proprio per consentire lo svolgimento delle altre celebrazioni religiose. Un fatto eccezionale, ma era un concerto che andava recuperato in qualche modo. Da oggi intanto si possono prenotare i ticket per il concerto finale del 30 con Renato Zero e altri artisti, mentre domani sarà la giornata clou con l'apertura della Porta Santa, il corteo statico. Non avevo mai capito che siamo un cielo di testa.